Partita ieri la quarta edizione del trofeo Lucio Dalla, il Memorial Pazienza, sesto trofeo Rotary Diomedè. Ad impreziosire la manifestazione velica è stata anche la cooperazione con il Rotary Club Manfredonia, che con il sesto trofeo Rotary Diomedè sostiene il progetto del Rotary International End Polio Now, con il quale tutti i Rotary Club del mondo stanno riuscendo nell'impresa epocale di eradicare la poliomielite dal mondo. L'organizzazione di gara ha modificato il tracciato della regata, che prevedeva partenza da Manfredonia e arrivo alle isole Tremiti. Per questioni di logistica, ha modificato l'arrivo a Rodi Garganico, dove nella serata di oggi si svolgeranno le premiazioni. Tra gli organizzatori, Massimo Tringale, delegato allo sport della Lega Navale Italiana, sezione Manfredonia. Seconda tappa del grande slam del Gargano, regata delle Diomedee, purtroppo con qualche imprevisto, causa meteo, causa posizionamento del campo boe alle isole Tremiti, che purtroppo ci ha messo in difficoltà. Siamo ricorsi ai ripari grazie al Marina di Rodi Garganico, che ringraziamo Marino Maniero, il presidente del Marina, che ci sta dando spendibilità. Partenza ancora rinviata, 20:30 dovevamo partire. Praticamente ora è rinviata nella mezzanotte, per far viaggiare, per far regatare le nostre imbarcazioni, i nostri regatanti, i nostri equipaggi in sicurezza. Niente, tutto spostato a Rodi Gargano, nel bellissimo Marina di Rodi Garganico, dove domani ci sarà premiazione, festa, sfilata, Miss Diomedee, faremo tutti lì. Al termine della premiazione, Rodi Garganico ospiterà gli eventi conclusivi, tra i quali una sfilata di moda. Mattatrice della serata sarà la presentatrice Floriana Rignanese. Io ringrazio la Lega Navale, la sezione di Manfredonia, per avermi coinvolta nell'ambito di questo grande appuntamento sportivo che ci vede tutti uniti e protagonisti attraverso la bellezza e quello che è il potere del mare, il mare che è benessere, che è salute ed è gioia e condivisione. Abbiamo ritenuto opportuno valorizzare il territorio attraverso una serie di iniziative, considerando il fatto che la bellezza non poteva prescindere proprio da questo contesto. E quindi ho chiesto allo stesso Massimo Tringale il desiderio, in qualche modo, ho espresso il desiderio di aggiungere questa novità. Sì, la prima edizione del concorso di Miss Diomedè, Regina del Mare, con otto fantastiche fanciulle, otto fantastiche sirene della nostra capitanata. Alcune di queste sono proprio, arrivano da Manfredonia, altre da Foggia, dell'intera capitanata, e domani sera ci delizieranno con la loro bellezza, con la loro arte, ma soprattutto con la loro passione, la passione legata al mare, perché sono ragazze sportive, dinamiche, che hanno fatto alcune di loro anche del mare la ragione di vita e lo spiegheranno domani sera. Abbiamo tre momenti molto. Le vedremo in bikini, le vedremo con abiti eleganti, avremo una nota stilista della provincia di Salerno che arriva per noi direttamente da Contursi Terme, che quest'anno ha esordito al Festival di Sanremo nell'ambito del Top Fashion Music di Cagnolo Guercio e ci presenterà una collezione di abiti spumeggianti, coloratissimi, proprio in linea con quello che è il tema del mare, del sole e dell'estate 2018.